Per la rubrica cose da mangiare, oggi Seba assaggerà il kushikatsu, che no, fermi, non è una parolaccia. Trattasi infatti di carne o verdure fritti e dorati. Questa pietanza appetitosa si mangia dopo averla rigorosamente intinta in una salsina comune al tavolo. Ma mi raccomando, non intingete il vostro kushikatsu dopo averlo mangiato. Non solo è considerata maleducazione, ma i vostri commensali potrebbero volersene andare, lasciando a voi il conto da pagare. Oggi andiamo a mangiare il kushikatsu che non è per il mio canale Akatsu, ma è per il mio canale ufficiale di Sebastiano Giappini in Giappone. Quindi entriamo a mangiare sto kushikatsu, cazzo. Giappone che oltre a portarci l'acqua, che ci arriva gratis, io ho preso anche l'Oronhai, che è un po' il tè con il liquore, ce l'hanno anche i Kyabetsu. E qua bisogna fare un sacco di attenzione perché li possiamo mettere una volta nella salsa, ma non li possiamo intingere due volte. Se li intingiamo due volte, arriva la punizione, che la punizione è pagare 1000 yen, tutta la chiamata. Quindi qua oggi stiamo a mangiare il kushikatsu, qua abbiamo la carne e del pesce, e bisogna metterla in questa salsa, che sembra la salsa tare, ma secondo me è un po' diversa perché è una consistenza diversa. E c'è scritto che soso nido Kinshi Yade, che è un po' Osaka, il dialetto di Osaka, per dire che non bisogna mai intingerle due volte. Vabbè, lo assaggiamo. Questa cazzuata, questa che è carne di qualcosa, la immergiamo e adesso ce la gustiamo. E tra l'altro, se per esempio vi accorgete che volete mettere più salsa, non potete immergerlo di nuovo, ma potete usare il chiabezzo per mettercela un po' sopra. Ci hanno riportato un po' di chiabezzo perché il chiabezzo possiamo mangiare in questo volo. Chiabezzo come si dirà in italiano? Vabbè, a me piace il chiabezzo anche così. È buono. Questa specialità, vedete, Osaka Meibutsu. Ci sono tutte queste cose fatte alla griglia e fritte, ma c'è veramente di tutto. C'è le patate viola, poi c'è il pollo, poi c'è il kanikama, che sarebbero il granchio, poi c'è le beef fry, che vabbè, che è questo qua. E poi, vabbè, c'è il tofu, l'asparago, le patate con la maionese. Poi ogni tanto c'hanno anche le cose strane, tipo la banana. Non c'è la banana. Vabbè, ogni tanto c'è anche la banana. Tadakimasu. Bella. Che buono. Questo è un polipetto. Ecco qua il mochi. È l'asparago. Io me ne immaginavo un asparago lungo di solito. Vabbè, questo ci ha passato il convento. Io adoro gli asparagi. Noi gente di Trento amiamo gli asparagi. Buono. Assaggiamo anche il mochi. Isuru